L'ennesimo governo di amministratori coloniali, del tutto indistinguibile da quelli che l'hanno preceduto, ha deciso di farci un bellissimo regalo di Natale e coronare così in modo esemplare un lungo anno passato a fare per accelerare il declino. L'ok definitivo alla reintroduzione del patto di stabilità, riformato a chiacchiere ma del tutto identico a quello vecchio nella sostanza, è l'ennesima prova di coraggio di una maggioranza di governo tutta chiacchiere e distintivo, feroce e determinata contro i più deboli, dai percettori del reddito di cittadinanza ai bambini di Gaza, e docile come una Fornero qualsiasi con i più forti, anche quando tutto sommato questi forti, da Washington a Bruxelles, così forti non sembrano essere ormai nemmeno più di tanto, e chiunque abbia quel minimo di schiena dritta da spingerlo a provare a dire la sua, alla fine si fa beatamente li cazzi sua senza pagare dazio, dall'Ungheria di Orban alla Turchia di Erdogan, passando dall'Arabia Saudita di Bin Salman. Ecco, tra le altre cose, il 2023 per noi italiani passerà alla storia esattamente per questo, l'anno in cui si ufficializzò il fatto che rispetto all'Italia, la Turchia, l'Ungheria, l'Arabia Saudita, ma anche il Niger o il Burkina Faso e chi più ne ha più ne metta, tutto sommato sono più indipendenti e sovrani e quindi anche democratici. La firma italiana al nuovo patto di stabilità ovviamente era ampiamente scontata, tant'è che per scontata l'abbiamo sempre data anche noi di Ottolina e tutti i nostri ospiti, nessuno escluso. Come d'altronde era ampiamente scontata anche l'altra pagliacciata suprema, la bocciatura del MES, che ovviamente è del tutto sacrosanta, intendiamoci, ma che altrettanto ovviamente, di fronte all'enormità del ritorno del patto di stabilità, si riduce a poco più di un'arma di distrazione di massa, scientificamente preparata dalla propaganda fintamente antisistema dell'alt-right, che per mesi e mesi ha parlato del dito e non della luna, molto banalmente perché è quello il motivo per cui è stata inventata. Come dice sempre il Nencio, politicizzare le puttanate e gettare nel dimenticatoio tutto quello che invece pesa e come. E un bel aiutino, come sempre, è arrivato anche dai maestri della svendita della patria all'invasore straniero, gli analfo-liberali, che hanno fatto di tutto per trasformare agli occhi dell'opinione pubblica questo governo di patetici chiacchieroni inconcludenti in coraggiosi difensori degli interessi nazionali. L'Italia del 2023 ci lascia così l'immagine di questo potente 4-3-3 di zemaniana memoria, con il trittico d'attacco che vede appunto al centro gli attuali amministratori coloniali e sulle due fasce, l'alt-right da un lato e gli analfo-liberali dall'altro, a fornire assist su assist. Una micidiale macchina da gol, solo che invece che mirare alla porta dell'avversario, mira direttamente alla nostra. Il livello imbarazzante del dibattito politico, tutto interno a fazioni sovrapponibili del partito unico degli affari e della guerra, rischia di distrarci dalla reale portata di quanto avvenuto in questi ultimi giorni del 2023. Il ritorno dell'austerity nell'Unione Europea, infatti, è un fatto di portata gigantesca, in grado di spiegarci quanto profondamente siano cambiati i rapporti di forza all'interno dell'Occidente collettivo dall'inizio della seconda fase della guerra per procura della NATO contro la Russia in Ucraina. Se la prima ondata di austerity infatti era di matrice tedesca e aveva come finalità il consolidamento delle gerarchie all'interno dell'Unione Europea, con la Germania al centro e tutti gli altri intorno che potevano accompagnare solo e fare da subfornitori a basso costo per permetterle di continuare a macinare profitti senza mai investire manco mezzo euro, l'austerity che ci aspetta, con il beneplacito dei sovranisti dei neoantri, è un'austerity nuova di zecca, targata direttamente Wall Street. Obiettivo? Obbligare i governi a privatizzare quello che rimane ancora da privatizzare e che fino a poco tempo fa rappresentava la caratteristica fondamentale del modello europeo. Se nel mondo anglosassone, infatti, negli ultimi 15 anni è stato definitivamente portato a termine il più grande processo di concentrazione di capitali nelle mani di una ristrettissima oligarchia mai visto nella storia, a partire dalla triplice dell'asset management composta da BlackRock, Vanguard e State Street, l'Unione Europea aveva bisogno di mettersi in pari rapidamente.
e da vera patria dell'ipocrisia qual è, non poteva che farlo reintroducendo la solita vecchia ingegneria istituzionale spacciata come tecnica e che invece è pura lotta di classe dall'alto contro il basso. Un processo che rende strutturale la sottomissione dell'Europa agli USA non più solo dal punto di vista politico e militare, ma anche economico e finanziario. Insomma, mentre in tutti gli angoli del mondo le ex colonie alzano la testa e mettono fine al Washington Consensus, all'interno dell'Occidente globale le vecchie potenze coloniali vogliono provare l'ebbrezza di trasformarsi definitivamente in protettorati e utilizzano l'arma dell'austerity per imporci l'adesione a quello che Daniela Gabor chiama il Wall Street Consensus. E in tutto questo l'Italia, grazie alla dimensione complessiva della sua economia e con la scusa del livello del suo debito, diventa la preda per eccellenza, il vero laboratorio della nuova svolta autoritaria e neofeudale del capitalismo occidentale che prova a serrare le fila per opporsi alla storia. A partire dalla svendita di Poste Italiane. Buon Natale, una ricca sega, ecco, più della Madonna di rotta nel trucco la base. La revisione del patto di stabilità e crescita era incominciata con alzando grandissime aspettative di semplificazione, di attenzione all'economia reale, di valorizzazione del ruolo dei governi nazionali. In realtà poi già dalla versione iniziale della Commissione, andando a leggere bene quello che c'è scritto, era in sostanza un rimpacchettamento delle attuali regole del patto di stabilità e crescita, che è vero che formalmente erano molto rigide, ma proprio perché erano molto rigide, troppo rigide, di fatto venivano sempre aggirate con il ricorso alle circostanze attenuanti previste esplicitamente in un articolo dei regolamenti. Venivano sempre utilizzate queste circostanze attenuanti, questi tecnicamente si chiamano relevant factors, cioè fattori rilevanti che motivavano gli scostamenti rispetto a quegli obiettivi così irrealistici del fiscal compact e di alcuni dei regolamenti relativi alla finanza pubblica. Dopo un anno di discussione sostanzialmente si reintroducono parametri quantitativi, si riprevedono fattori rilevanti, insomma. Rispetto a non cambia niente di significativo, poi magari ci si potrà essere qualche decimale di deficit, di obiettivo di deficit in meno, ma non è quello il punto. Il punto è che non si affrontano, che neanche entrano in agenda delle questioni di fondo. Faccio un paio di esempi per farmi capire. Primo, durante la fase del Covid, in media gli stati dell'Unione Europea hanno accumulato. Gli stati dell'Eurozona hanno accumulato 10 punti percentuali di debito, debito da tutti giudicato come buono perché è servito a soccorrere i lavoratori, è servito a finanziare la sanità, è servito a soccorrere le imprese, tutti hanno giudicato quel debito buono. Quel debito è stato acquistato dalle banche centrali del sistema europeo delle banche centrali, quindi dalla BCE. Ecco, una classe dirigente seria di fronte a un dato che ha una natura straordinaria, perché è frutto di una pandemia, avrebbe trovato il modo per lasciare questo debito nel bilancio della Banca Centrale Europea, senza fare nessuna operazione particolarmente ambiziosa o eversiva. La Banca Centrale Europea se lo teneva, lo rinnovava a scadenza, gli stati che avevano emesso quei titoli pagavano i tassi di interesse e si andava avanti. Per l'Italia avrebbe voluto dire avere 20 punti percentuali in meno di debito da affrontare.
sarebbe stata una discussione seria. Questa discussione neanche è entrata, neanche è stata proposta. I socialisti europei si sono guardati bene da portarla avanti. Ahimè, anche i sindacati europei si sono un po' guardati bene dal portarla avanti, e con il risultato che giovedì scorso la presidente della Banca Centrale Europea ha annunciato che da giugno verrà dimezzato il rinnovo dei titoli acquistati durante la pandemia, e dal 1 gennaio non vi sarà più nessun rinnovo di questi titoli. Quindi ci sarà una valanga di titoli di debito che arriveranno sui mercati nei prossimi mesi, nei prossimi anni, appesantendo la spesa per interessi, che per alcuni stati è già particolarmente elevata, e quindi andando a comprimere poi quelle che sono le risorse per il welfare, per la sanità, per la scuola e quant'altro. Ecco, questo per fare un esempio di oggetto rilevante della discussione. Invece è un anno che si discute se si rientra con 2 decimi di deficit in più o in meno, rispetto appunto a una discussione che avrebbe, ripeto, senza atti eversivi, nel pieno rispetto dei trattati e delle regole in vigore, avrebbe portato un sollievo effettivo in una fase di aumento dei tassi di interesse, in una fase ancora caratterizzata di un'emergenza. In questo caso si chiama guerre. Avete sentito che le navi che esportano petrolio dovranno evitare il canale di Suez e fare tutta la circonnavigazione dell'Africa, e quindi arrivare a destinazione con costi superiori che diventeranno inflazione, e quindi alimenteranno quel circuito vizioso che la banca centrale stronca con l'aumento dei tassi di interesse. Ecco, di fronte a una fase straordinaria, questo è il punto politico, di fronte alla straordinarietà della fase, i decisori politici, perché la Banca Centrale Europea ovviamente è un decisore politico, si comportano in modo ordinario, così come i governi che si riuniscono a Bruxelles si comportano in modo ordinario. A un certo punto, allora, noi abbiamo sempre letto il ritorno dell'austerity nel doppio binario, reintroduzione del patto di stabilità che, come giustamente hai sottolineato te, ha dei parametri più morbidi rispetto al vecchio, ma c'ha l'aggravante che a questo giro sembrano del tutto intenzionati a farla rispettare, da un lato, e dall'altro il quantitative tightening, la fine del quantitative easing, il quantitative tightening della Banca Centrale Europea in periodo, fase lunga, medio-lunga, di alti tassi. E ovviamente la domanda è: ma chi gliela fa fare ai tedeschi? La risposta fino a ieri era: ai tedeschi glielo fa fare il fatto che le spese in deficit, che in questa fase qua sono particolarmente indispensabili, non solo per tenere in piedi, insomma, il paese, come abbiamo detto, ma proprio perché al contempo siamo di fronte al più grande attacco protezionista fondato su soldi pubblici degli Stati Uniti, che ci stanno fregando tutti gli investimenti possibili e immaginabili. È una roba che non si legge tanto, ma ha dimensioni che non si era mai vista. Ecco, cioè, era successo con i capitali finanziari dopo il 2008, con la crisi che ha scatenato gli Stati Uniti d'America e l'ha fatti pagare all'Europa. Però, dal punto di vista industriale, sto movimento qui dall'Europa agli Stati Uniti così clamoroso, io non me lo ricordo. Correggimi se invece te hai una memoria storica diversa dalla mia. Quindi, necessità di trovare soldi per fare questa guerra contro il protezionismo statunitense, li trovavano in questi fondi speciali, no? A partire dai 60 miliardi che erano avanzati dai pacchetti Covid, e che non avevano speso e li avevano allocati in un modo diverso, ma la prospettiva in futuro era avere diversi di questi strumenti estranei, diciamo, alle regole di compatibilità di bilancio europeo, che erano soldi pubblici per finanziare la tenuta del sistema industriale tedesco. Solo che dopo, con la sentenza della Corte Costituzionale, che appunto ha sancito l'illegittimità di spostare dell'utilizzo del ricorso a questi fondi qua, non c'hanno più manco quello. Quindi io non faccio proprio fatica a capire, cioè, lì fino a lì me lo giustificavo, nel senso: noi Germania accettiamo
di farci devastare l'economia per andare dietro alle ambizioni geopolitiche egemoniche degli Stati Uniti, però in cambio, come è già successo al tempo della crisi dei debiti sovrani, ci cannibalizziamo il resto dell'Europa, no? Siamo gli unici che hanno soldi da mettere sul tavolo e cannibalizziamo. Però ora non ce l'hanno nemmeno più loro quei soldi lì, cioè, no, non riesco proprio a capire quelli che hanno spinto di più verso il ritorno all'austerity. Cosa c'hanno nella capoccia? Te che idea ti sei fatto? Ma nella capoccia mi viene in mente le parole conclusive della teoria generale di Keynes, che sostanzialmente dicono sono le idee, non gli interessi costituiti ad essere pericolosi nel bene o nel male. C'è un fattore ideologico che è in campo. E lo interpreta in modo particolare uno dei partiti della coalizione Semaforo, cioè i liberali, che sono in grandissima difficoltà, non stanno rientrando nei parlamenti regionali, cioè stanno sotto il 5%, sono stati sotto il 5% in diverse elezioni regionali, lo sono a livello nazionale. E scalpitano e approfittano dell'intervento della Corte Costituzionale che fa il suo mestiere, perché il problema non è la Corte Costituzionale, la Corte Costituzionale fa a rispettare le leggi. Se fanno delle leggi assurde, è chiaro che se tu fai un fondo di 60 miliardi per il Covid e poi gli cambi destinazione e lo utilizzi per finanziare altre spese, è chiaro che la Corte Costituzionale interviene e ti dice che stai violando la regola sul pareggio di bilancio, quindi il problema è quello. Però appunto c'è un mix di ideologia che in questo, e di utilità o presunta tale da parte di uno dei partiti della coalizione, che però esprime il ministro delle finanze, che quindi non può andare a Bruxelles e rivendicare il ruolo di guardiano dei conti da parte della Germania e poi a casa comportarsi diversamente. Quindi c'è questo mix che si alimenta in un circolo vizioso che appunto poi si rivela sempre più fuori fase storica, per quello che ricordavi avviene negli Stati Uniti, che certamente è in discontinuità con gli ultimi 40 anni. Cioè l'amministrazione Biden segue la politica protezionista che ha inaugurato prima Obama in parte e poi che Trump ha allargato e consolidato. Non una dei dazi messi da Trump sono stati eliminati da Biden, che in più appunto diciamo, il congresso poi, Biden con una maggioranza congressuale anche trasversale, un pacchetto di aiuti alla manifattura made in USA, cioè può essere pure di un altro stato, di europea o giapponese, però deve andare a produrre negli Stati Uniti e deve occupare i lavoratori degli Stati Uniti, deve utilizzare le risorse degli Stati Uniti, pagare le tasse negli Stati Uniti e allora si prende i benefici. E di fronte a questo quadro, l'Unione Europea, appunto, come ricordavo prima, si muove come se fosse una fase ordinaria. Quindi insiste sulle stesse regole, la politica monetaria va avanti comunque, e così via. Ed è un problema per tutti, è un problema in particolare per chi ha più debito come noi. Quindi è facile in questo momento, ed anche, come dire, se lo merita attaccare la Meloni, il governo Meloni. Dopodiché il problema non si risolve a livello nazionale, c'è bisogno di un'offensiva a Bruxelles che sia costruita politicamente, che sia portata avanti insieme alle forze sociali. È veramente deprimente il fatto che le forze sociali non dicono una parola di quello che avviene sulla politica monetaria, sulle regole di bilancio. Cioè, come fai ad andare a Palazzo Chigi a pretendere questo e quello quando ti stanno soffocando con una revisione delle regole?
e non dici niente. Insomma, ecco, c'è a mio avviso un livello di inconsapevolezza politica, o di, non lo so, se non è inconsapevolezza, forse è anche peggio, cioè di cinismo politico, di gioco di piccolo cabotaggio. Perché è chiaro che così non ce n'è per nessuno. Non è che se domani la Meloni cade e va un altro governo, avrà praterie per fare chissà che cosa. Non è così, ovviamente. Io poi infatti una domanda più specifica te la volevo fare anche sull'Italia, però restando diciamo al perché succede questo, alle interpretazioni, che poi ovviamente non lo si fa per fare accademia, ma per poi no, immaginare qualche contromisura. Io l'avevo capita così, diciamo, però non, e quindi ti chiedo, ti chiederei un commento su questo. Cioè a un certo punto i meccanismi di austerità che insomma, si stanno riavviando, eccetera, eccetera, non è vero che non fanno l'interesse di nessuno, cioè, perché attraverso l'austerità si può o imporre a governi recalcitranti o dare la scusa a governi che lo farebbero volentieri comunque, come penso sia il caso italiano, per mettere in campo politiche di privatizzazione su larga scala di settori, specialmente di servizi, che fino ad ora erano rimasti almeno parzialmente fuori dal mercato. Io penso soprattutto all'assicurazione sulla vecchiaia, no? E alla sanità, che sotto il peso dell'autorità, dell'austerità, il governo ha già cominciato a farlo, ha cominciato o a tagliare quindi la gente, il processo di privatizzazione è strisciante perché la gente di per sé si rivolge no, ai gruppi assicurativi privati, oppure per esempio come nel caso delle Poste o nel caso del Monte dei Paschi hanno già annunciato pacchetti di privatizzazione giustificati col fatto che ci sono le regole da rispettare e quindi bisogna far cassa. E ovviamente chi ci guadagna sono poi i grandi gruppi speculativi, perché non sono gli imprenditori piccoli, ma nemmeno medi o nemmeno grandi italiani, no, che investono, che ne so, nelle assicurazioni private o nella sanità privata. E quindi, ma non è che almeno al di là dell'aspetto ideologico, che certamente è importante, ma non è che c'è questo peso, questo enorme squilibrio del peso tra l'economia finanziarizzata e l'economia produttiva, che ha un peso appunto talmente forte da portare dalla sua l'azione politica, e quindi quindi i governi varano politiche a favore di questi gruppi. Ma certo, l'austerità non, da che mondo è mondo non è neutra sul piano sociale. Chi ha bisogno di welfare è ovviamente chi è in condizioni di maggiori difficoltà. Il welfare l'ha inventato il movimento operaio, non è che l'hanno inventato i padroni. E quindi se tu smonti il welfare è chiaro che colpisci. Se tagli il welfare, tagli servizi per l'universo del lavoro e per le classi medie, quindi questo è evidente. Stupisce, diciamo, l'insistenza, perché negli Stati Uniti, appunto, ricordavo l'amministrazione Biden, ha cambiato, completamente rotta rispetto all'agenda, appunto, delle privatizzazioni, sta andando in direzione opposta. Mentre nell'Unione Europea si insiste, vediamo anche questo governo che pure dovrebbe essere governo dei patrioti, di quelli che no, adesso che senso ha mettere sul mercato un altro pezzo di Poste, che è un'azienda che va bene e fa utili, no? Non è un carrozzone, no? Che devi ripianare ogni anno, ma un'azienda che fa, rispetto a 2.900 miliardi, 1.800 miliardi di debito pubblico, qualche miliardo che recuperi attraverso la privatizzazione di Poste a livello macro è assolutamente insignificante, e però va nella direzione che dicevi, cioè qualche privato ben messo sul piano finanziario farà un sacco di utili. E magari poi
diciamo, avremo delle conseguenze sul lavoro o sui servizi che Poste darà. Quello che sconvolge è la rassegnazione rispetto a questi scenari, che riguarda le classi dirigenti anche della sinistra, perché poi invece l'elettore se ne accorge e vota qualcun altro o non va a votare. Cioè in Germania, per parlare degli stati che, diciamo, prendiamo a riferimento, e quindi non di noi che siamo brutti, sporchi e cattivi, in Germania AfD, che è il partito di estrema destra, è il secondo partito a livello nazionale, cioè ha superato l'SPD, ed è un partito davvero di estrema destra. Quindi le classi medie e i lavoratori che votano questi partiti di estrema destra si ribellano. Il guaio è che quelli che dovrebbero essere i principali interlocutori dell'universo del lavoro e delle classi medie che vivono di lavoro si occupano d'altro o fanno finta di non accorgersi, non se ne accorgono, non lo so, ma io trovo allucinante che non ci sia nel mondo socialista, nella famiglia socialista, una direzione, una radicale correzione di rotta e anche una battaglia politica su questi temi, che sono poi quelli che affliggono le condizioni materiali di vita delle persone e che determinano poi anche le scelte politiche che le persone fanno. Mi chiedevo se, appunto, cioè, Tommaso giustamente ha messo sul piatto anche un po', diciamo, il conflitto dell'interesse tra capitali produttivi e capitali finanziari oggi qua in Europa sotto i nostri occhi, però sottolineo anche sempre che, diciamo, la concentrazione di queste due famiglie di capitali, che ovviamente sono spesso intrecciatissime, cioè non è che parliamo di universi che non comunicano, però insomma usiamo un po' sto schematismo per avere un modello in testa, sono molto spesso capitali, cioè molto spesso sempre capitali, diciamo, di carattere transnazionale, che quindi hanno un po' il portafoglio ovunque, ma il cuore a Washington. Quindi mi chiedevo la tua percezione di quanto, appunto, siccome uno dei principali protagonisti di questo ritorno all'austerity è la Germania, che abbiamo visto essere prona agli interessi statunitensi a un livello inimmaginabile, mi chiedevo se per te questa battaglia qui avesse anche un carattere di tipo geopolitico, appunto. Ma ha sicuramente delle conseguenze geopolitiche, perché è evidente che gli stati dell'Unione Europea che non prendono atto delle discontinuità di fase e si comportano secondo schemi ordinari, è chiaro che determinano anche una automarginalizzazione nello scenario internazionale, quindi ha evidentemente delle conseguenze. Dopodiché è vero che l'epicentro degli interessi finanziari è a Washington, a Londra, però attenzione che poi c'è una transnazionalità di determinati soggetti, cioè c'è un pezzo di classi dirigenti italiane che ci sta bene in questo schema. Non è che tutta l'Italia è penalizzata o tutta la Germania è penalizzata o tutta la Francia, c'è un pezzo che è organico e che sta bene, che gli va bene così. No? Poi magari è un pezzo importante che controlla anche dei media, no? I media che costruiscono il consenso. Quindi attenzione su questo, perché una parte del capitale, diciamo, sebbene ha una carta d'identità dove è scritta una nazionalità diversa, poi in realtà beneficia dello stesso circuito e sostanzialmente alimenta quel meccanismo che poi a livello nazionale è negativo in generale, ma appunto per interessi particolari può essere invece molto soddisfacente.
ogni riferimento a un gruppo finanziario specifico che si è comprato il grosso dei giornali italiani soltanto, come ha affermato De Benedetti in un raro momento di lucidità, per coprire la fuga di Stellantis dall'Italia, è totalmente voluto. Durante tutto questo lunghissimo e intensissimo anno, noi di Ottolina TV, le decine e decine di volontari che ci gravitano attorno, le centinaia di ospiti che hanno contribuito al nostro lavoro e le centinaia di migliaia di persone che hanno guardato, condiviso, discusso e anche criticato i nostri contenuti, abbiamo lavorato per mettere a punto gli strumenti che ci permettono di capire quali sono gli interessi concreti in ballo e in che direzione vanno, al di là delle vaccate della propaganda, delle false illusioni delle anime belle e del vocio inconcludente dei vomitatori d'odio di professione. Anticipando gli eventi e sforzandoci continuamente di inserirli in un contesto più complessivo, abbiamo dimostrato giorno dopo giorno, fatto dopo fatto, come il grosso degli eventi più significativi che la propaganda ci vorrebbe rivendere come un fiume in piena di elementi tutti scollegati tra loro, non sono in realtà frutto del caso o dell'arbitrio, ma seguono tutti una logica piuttosto coerente e razionale. Il tentativo estremo di una ristrettissima classe sociale di ultra privilegiati di impedire al resto dell'umanità di riprendere in mano il suo destino e partecipare attivamente alla costruzione di un mondo nuovo. Dal profondo del nostro cuore un ringraziamento enorme a tutti quelli che hanno reso possibile questa bellissima avventura e anche un auspicio che questa avventura non sia che un primissimo passo e che con l'aiuto di tutti Ottolina TV giorno dopo giorno riesca davvero a diventare il primo media che dà al 99% una voce abbastanza grossa da farla sentire in tutti gli angoli del paese e oltre.